Venditalia 2016 ha bisogno anche di un po' di relax ogni tanto. Oggi ha cominciato a far caldo finalmente a maggio, in questo anno dove c'è stato sì del sole all'inizio ma poi tanta pioggia subito dopo. È ritornato, anzi è ben tornato il caldo, per cui fra un'intervista e l'altra abbiamo detto perché non fermarci, e il luogo più propizio per potersi fermare e bere un bicchiere d'acqua era lo stand del gruppo SEM. Il gruppo SEM, beh, non vi dico che cos'è perché intanto in gran parte lo conoscete già, ma ve lo faccio dire nel dettaglio dal suo vicepresidente Aldo Balugani, che è qui con noi. Buongiorno. Grazie per avermi invitato, e con grande piacere siamo qui nel nostro stand, vi abbiamo accolto con grande piacere. Cos'è il gruppo SEM? È vero, tanti lo conoscono perché da 30 anni siamo sul mercato delle acque minerali. Io non sono abituato a fare le interviste, quindi vi parlerò con grande semplicità. Lavoriamo da 30 anni nell'acqua e da 25 anni col vending. È un piacere, un onore lavorare con queste aziende che distribuiscono questo servizio e questi beni in tutta Italia, a tutti i nostri concittadini. Cos'è SEM? È un gruppo industriale che comprende sostanzialmente tre aziende di imbottigliamento di acqua, una al Cimone, a Ospitale di Fanano, una nella provincia di Reggio Emilia e una a Nocera Umbra, i luoghi del terremoto, che quando successe i tragici eventi del terremoto rimase la nostra azienda come unica azienda attiva sul territorio. Una cosa di cui andiamo, al di là degli aspetti economici di altri, di una cosa di cui andiamo molto fieri. Abbiamo mantenuto l'occupazione a Nocera Umbra, una città che tuttora, il cui centro storico è tuttora chiuso al pubblico, cioè ci va di giorno negli uffici comunali ma di notte non si può più ancora risiedere perché è ancora in parte non agibile. Quindi un gruppo industriale di tre aziende di imbottigliamento di acqua minerale, un'azienda di imbottigliamento di boccioni, qui la Watertime è presente in forze perché fa i boccioni per comunità, uffici, eccetera, eccetera, tutti sanno cosa sono, e un'azienda, e il gruppo SEM comprende anche un'azienda di accumulatori di energia solare, che sono le aziende della Green Economy, un'azienda assolutamente innovativa, leader in Italia, una delle prime in Europa, nata recentemente sull'onda della legislazione italiana sull'energia rinnovabile, una legislazione assolutamente all'avanguardia in Europa e in linea con quella tedesca, che è la prima in Europa come legislazione. Nasce questa nostra azienda di accumulatori solari, che sono quelli che permettono lo scambio sul posto, il consumo integrale dell'energia prodotta dai propri pannelli solari, la cessione alla rete dell'energia in esubero. Cioè, e qui non voglio annoiare gli amici del vending con le storie dell'energia solare, però è un messaggio che mi sento di dare perché è sempre importante parlare di verde, parlare di ambiente, parlare di green economy, anche perché questa azienda che è di green economy, che è nata 3 anni fa, ha già 50 dipendenti, tutti assunti col Jobs Act, tutti ragazzi, a parte gli ingegneri senior che sono i progettatori, quindi aziende che procurano lavoro, procurano risparmio e favoriscono comunque un ambiente più sano, più verde per tutti noi che ci viviamo alla fine. Basta, ho già detto tutto, fammi le tue domande perché io poi sono a tua disposizione e a disposizione del pubblico ovviamente. Sei un fiume in piena, caro Aldo. Scusatemi, tu mi conosci ormai, lo sai che sono così, poi se mi fate parlare delle cose che mi appassionano e delle cose che amo non la smetto più, però siamo qua, siamo nello stand, una fiera molto bella quest'anno. Parlavo col presidente a pochi minuti fa e devo dire che è una fiera che mi ha molto stupito. Mi ha stupito come partecipazione, come new entry di aziende che si sono venute a presentare, e mi ha stupito anche, io sono un appassionato d'arte, mi occupo di tante cose, mi piacciono nel privato tante cose così di gusto, ho notato anche un grande rinnovamento degli stand, una grande ricerca anche estetica nel gusto. Questo mi fa piacere perché, avendo ormai nella mia purtroppo lunga vita, non sono più ragazzo, non sono giovane come te caro mio, ma visto tante fiere, ho notato che tantissime volte ci sono delle partecipazioni quasi doverose ma annoiate, non vere, cioè buttano lì, su un termine brutale, buttano lì 4 sedie, una scrivania e un banchetto e fanno la fiera. Questa invece è una fiera molto molto partecipata. Qui si vede lo sforzo delle aziende che vi partecipano di presentarsi al meglio, di spiegare i propri prodotti, di inserirli nel modo migliore nel tessuto del vending, che è un tessuto importantissimo, come occupati, come impatto sulla vita delle persone. Questa è una fiera importante. Qui il vending dimostra di essere un settore importante e vivo.
lo si vede, basta girare, poi voi farete le riprese, non fidatevi delle mie parole, ma guardando in giro... Loro ormai sono abituati, perché BenningTV.it è l'unico strumento al mondo in grado di poter dare documentazione audiovisiva di tutte le fiere, di tutti gli eventi dedicati alla distribuzione automatica, non solo in Italia, quindi non solo Venditalia, ma anche in altre circostanze, Parigi, Barcellona, Madrid, Londra e così via. E beh, abbiamo fatto una scelta qualche anno fa e proprio attraverso le nostre telecamere, i nostri microfoni, hanno potuto conoscere tutte quelle che sono le novità del settore volta per volta che venivano presentate, ma soprattutto tutti i volti che ci sono dietro. Cioè tutti quegli uomini e quelle donne che lavorano in modo pazzesco tutti i giorni per riuscire a garantire dei risultati di buona qualità ai consumatori finali e prima ancora ai gestori, che sono poi, diciamo, il vostro cliente tipo. Certo, certo, è evidente, noi ci rivolgiamo ai gestori che poi si rivolgono al pubblico. Lo sforzo è congiunto tra noi gestori, c'è una grande empatia, c'è feeling fra di noi, ma lo dico non perché sono clienti, poi noi lavoriamo da tantissimi anni, veniamo da precedenti esperienze industriali molto grandi. Voglio dire, io ci credo in questo settore, è un settore importante, ho visto gente appassionata, indipendentemente dall'età, ci sono tanti giovani, ma anche le persone come noi, meno giovani, io li sento molto partecipi. Quest'anno presentiamo novità anche noi, non so se hai visto il nostro prodotto per inserire i boccioni a lato delle macchine distributrici, è un prodotto, lasciamelo dire, è un prodotto favoloso, perché evita tantissimi problemi, l'acqua è acqua di sorgente, non c'è bisogno di filtro all'interno della macchina perché usa acqua di sorgente direttamente, grande facilità di installazione. È un prodotto, è il primo, nella fiera è l'unico, per una volta siamo arrivati primi. È un orgoglio per me dirlo, scusami se tu mi conosci, lo sai che ogni tanto forse vado sopra le righe, però questo è un prodotto bellissimo. Questo, credimi, è un prodotto che il vending dovrà adottare. Abbiamo avuto grande interesse e questo ci fa piacere, al di là del risultato economico, non si tratta di apparecchi di costo particolare, anzi, sono decisamente di costi contenuti e di facilissima applicazione a ogni macchina vending. Questo è un prodotto che aiuta le persone, gli dà un'acqua di sorgente, fanno un caffè con un'acqua di sorgente, bevono un tè fatto con acqua di sorgente. Io personalmente ne sarei molto felice. Speriamo che i consumatori siano della mia idea, che ti devo dire? Io ci spero. Lo saranno certamente, ma a proposito di acqua di sorgente, alla mia destra abbiamo una new entry, o meglio, non è una new entry per il vending, perché è già presente da diversi anni in questo settore, è una new entry per il gruppo SEM, perché a partire dalla fine dello scorso anno l'AquaPoint è entrata nel vostro gruppo con dei formati anche molto particolari. Come questo che vedi alle tue spalle, questo formato piccolino da 5 litri, molto interessante per un consumo limitato, per piccole comunità, piccoli uffici, addirittura per un consumo domestico, esatto. Mi viene da dire, poi ci si arriverà piano piano anche al vero consumo domestico di questo tipo. Che dire, AquaPoint sono vecchi amici, abbiamo sempre collaborato con loro e Nord, Prada Moroni, li conosciamo bene, siamo in rapporti eccellenti, in un processo di aggregazione delle realtà di medie dimensioni in gruppi più grandi è venuto naturale inserire AquaPoint nella Watertime, nel nostro gruppo, farlo entrare nella grande famiglia del gruppo SEM, è una cosa di cui siamo molto orgogliosi, ringraziamo gli amici di Nord e gli amici Prada Moroni che hanno permesso al nostro gruppo di entrare nella loro società, di acquisire la loro società. Abbiamo una collaborazione proficua, eccellente, è un processo naturale, è avvenuto un po' in tutti i settori, tu lo sai meglio di me perché conosci il mercato molto approfonditamente. Era un processo naturale, siamo orgogliosi di essere tra gli attori attivi del processo e di non aver fatto sparire una realtà come AquaPoint, che era una realtà nel nord Italia assolutamente importante, consolidata, conosciuta, rispettata. Perché non è un'azienda che sia andata male, è un'azienda che al contrario, è un'azienda eccellente, ha seguito il flusso di aggregazione in gruppi più grandi, quindi questo ci fa molto piacere, grazie agli amici di AquaPoint, ecco, questo posso dire, i prodotti sono, li vedi, sono prodotti nuovi, sono prodotti anche eleganti, simpatici, facili.
Eccolo qui, allora intanto facciamolo vedere, sono i boccioni di formato rettangolare da 5 litri che possono certamente far gola a tutti coloro che hanno poco spazio, vogliono consumarli in ambito domestico, vogliono averli in studi professionali dove magari non c'è tanto spazio per riuscire ad assemblare tanti e conservare tanti boccioni da 18,7 litri e così via. Aldo, beh, certamente ci sarebbe tanto altro da dire. Mi riprometto di venirvi a trovare in azienda per Vending TV in tour appena riusciremo a trovare lo spazio per organizzare il nostro Vending TV in tour a cavallo del prossimo luglio 2016, fra giugno e luglio 2016. Nel frattempo io continuo a essere innamorato di questo piccolo bello oggetto. Un po' di marketing se bisogna farlo, no? È carino, no? È assolutamente sì. Beh amici, questo è un oggetto che loro hanno presentato nel 1998 alla Fiera di Genova. È nata un po' per caso perché è un boccione in miniatura che loro regalano diciamo da 18 anni ai loro clienti più affezionati, e in un primo tempo volevano riempirlo di prosecco. È così? Sì, era un'idea che c'era venuta e poi abbiamo abbandonato. Diventava purtroppo difficile la gestione della gasatura. Era difficile, davvero difficile la gestione, ma anche della distribuzione. Il problema di mettere le marche per le tasse, insomma, diventava un po' problematico. Non era male, adesso lo riempiamo così, rimane il simbolo della nostra campagna, guarda quanto è carino, è un po' il nostro punto di marketing, insomma, simpatico. Io lo so com'è nata questa idea, ma vogliamo farlo sapere anche a loro? No, diglielo tu, guarda, perché tu c'hai la genesi esatta, ti prego. In brevissimo, il loro fornitore di materiale per boccioni, il polietilene, aveva dei prototipi da gonfiare che erano proprio questi qui, e loro dissero: oibò, ma questo è un boccione piccolino. Sì, dicevano i distributori, diciamo i produttori distributori della materia prima, però naturalmente col processo di gonfiaggio a caldo poi si allargano e diventano boccioni da 18,7 litri. E allora qualcuno dei vostri, chissà chi, disse: oibò, ma questa è bellissima, datecene un migliaio che li riempiamo di prosecco e li offriamo ai nostri clienti alla prossima fiera campionaria del vending. Li abbiamo finiti in due giorni. E io sono uno di quelli che nel 1998 ne ha presi un paio e ancora li conserva a casa propria, perché è un bel ricordo, è davvero un bel ricordo. Aldo, che bella chiacchierata, grazie. Io vi aspetto, aspetto Vending TV, venite a trovarci, riprendete le aziende. Facciamo capire alle persone, molti lo sanno, com'è un processo di imbottigliamento, cosa si fa, quali sono le accortezze che si usano, tutti i controlli che facciamo, visitiamo il laboratorio, facciamo conoscere i nostri tecnici, facciamoli parlare come avete avuto la grande cortesia e gentilezza di fare oggi con me. Mettiamoli lì, dice: questo è il dottor Fabi, questo è il dottor Dinelli, questo... facciamoli vedere quelli che controllano la salubrità dei prodotti. È la nostra mission. Beh, allora noi la secondiamo. Ti ringrazio tantissimo. E noi ringraziamo te, tu ringrazia nel frattempo loro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi 10-15 minuti. Il nostro è un appuntamento ristretto, naturalmente cerchiamo di sintetizzare il necessario da potervi divulgare. Prossimamente però avremo più spazio e avrai più spazio per poter presentare tutto ciò che riguarda il gruppo SEM, con i tanti dettagli che oggi abbiamo omesso semplicemente per motivi temporali. Sono a tua disposizione, a disposizione dei tuoi telespettatori, è un piacere, un onore, chiamatemi quando volete, io sono qua. Bene, allora ringrazia e saluta gli amici di Vending TV. Grazie agli amici di Vending TV, arrivederci a presto. Io nel frattempo continuo, non prima di essermi abbeverato a questo stand, perché qui è indispensabile doversi fermare e bere un bicchiere di acqua Edea, Montecimone, Nocera Umbra. Facciamo un mix, non andate via.